Investire oggi in real estate a Dubai per il tramite di una holding company è la scelta migliore sotto un profilo fiscale? Ve lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Siamo qui oggi a Dubai, nella splendida cornice di Marina, per parlare di real estate. Come sapete, ultimamente il mercato immobiliare, ti direi non solo a Dubai, ma nel resto del mondo, quantomeno del mondo occidentale che conosciamo e che frequentiamo noi, è in piena bolla, o meglio, io che mi muovo di continuo, mi sono reso conto che negli ultimi anni, soprattutto dopo la fine del Covid, il mercato immobiliare ha fatto per due, per tre, per quattro. A Lisbona, dove di sovente vivo, comunque è un appartamento, per esempio, il real estate è arrivato anche a 12-14 mila euro al metro quadro. Se andiamo a vedere i prezzi di San Francisco, sono impazziti. A Milano probabilmente siamo tra i 18 e i 19 mila al metro quadro, eccetera, eccetera. Questo vale chiaramente per tutte le grandi capitali, perché chiaramente noi diventiamo sempre di più, la domanda aumenta e l'offerta invece diminuisce. Questa cosa qui non vale però oggi in questa città che vedete alle mie spalle, dove invece il boom edilizio non è in bolla. Io adesso non sono un esperto di mercato immobiliare, però è evidente che è ancora possibile acquistare e non devi essere per forza un fondo di investimento, cosa che invece ormai è praticamente la prassi perlomeno nelle grandi capitali. La città ha in previsione di espandersi dai 4 ai 10 milioni di abitanti, e quindi la gran parte evidentemente della città è un cantiere in costruzione. Ora si parla tantissimo di real estate, non siamo qui a vendere case, anche se immagino voi come me siate targetizzati tutti i giorni da persone, da agenti immobiliari emiratini che cercano di vendere appartamenti. Siamo qui oggi a parlare ovviamente di fiscalità, perché molti miei clienti, soprattutto chiaramente clienti non voglio dire più facoltosi, ma che hanno investimenti immobiliari importanti in essere, non lo fanno, non investono come persone fisiche, ma investono per il tramite di società, cosiddetti SPV, Special Purpose Vehicle, che sono fondamentalmente, quando si parla di Dubai, delle holding companies. Questa cosa, quella di utilizzare delle holding come veicoli di investimento e non investire in real estate in prima persona, è una cosa che si fa chiaramente dalla notte dei tempi. Quello che è cambiato fondamentalmente è la giurisdizione, perché prima si faceva con società BVI, British Virgin Islands, con Seychelles, con altre isole del canale o del Commonwealth britannico, perché erano quelle che tecnicamente garantivano fondamentalmente privacy, asset protection e quindi una decente pianificazione anche in termini di successione e donazione, e una legal protection anche, diciamo, per l'affidabilità delle regolamentazioni e delle leggi che poi attengono a tutto quello che è la sovrastruttura del Commonwealth britannico. Oggi questa cosa sta cambiando, evidentemente perché sta cambiando il mondo, ma anche perché sotto un profilo legale, se voglio investire in real estate in questi palazzi alle mie spalle, lo posso fare solo per il tramite di una holding company incorporata all'interno degli Emirati Arabi. E anzi ti direi che sono tre fondamentalmente: DIFC, Dubai International Financial Center, in Jebel Ali Free Zone, cosiddetta YAFZA, e in Ras Al Khaimah. Queste sono le tre zone dove devi guardare se vuoi incorporare una holding company. E per quale motivo dovresti farlo? Bene, per sfruttare i numerosi vantaggi che sono legati appunto a detenere un immobile non in prima persona, ma per il tramite di una holding. Primo su tutti gli incentivi fiscali o i tax advantage, anche in un periodo di estrema turbolenza di cambio della normativa, 2023 sta cambiando tutto a Dubai, per investimenti in real estate, soprattutto per il tramite di società, possiamo ancora oggi garantire i tax incentive, i tax exemption. Ok, real estate fondamentalmente non sarà in qualche modo toccato dai cambi legislativi. Numero due, chiaramente c'è un motivo di privacy. Perché? Perché sul title deeds, quando vado a comprare un immobile con una holding company, non compare il nome mio
della persona fisica, ma compare il nome della legal person, ok? Quindi non il beneficial owner, che sono io, ma la legal person, quindi l'entità giuridica, quindi la holding, cioè la società che ho utilizzato per comprare questo veicolo. Quindi anche quando lo vado a vendere, evidentemente sull'atto di compravendita, non ci sarà il nome mio, ma ci sarà il nome della società. Questo aiuta evidentemente anche in ottica di successione e donazione. Non solo questo, ma anche sotto un motivo di asset protection, quindi non solo di privacy. Asset protection che cosa vuol dire? Che posso in realtà intervenire su questa holding e aggiungere pezzi sopra o sotto. Quindi, per esempio, se ti ricordi, prima stavamo parlando di BVI, Seychelles, Belize e isole del canale, potrei decidere di incorporare un trust o una fondazione in una di queste isole e piazzarla sopra la mia holding. Questo mi dà un ulteriore livello di privacy, un ulteriore livello di asset protection e mi aiuta nelle mie pianificazioni patrimoniali. Altro vantaggio è quello di ottenere un portfolio management cosiddetto cost efficient, cioè se io compro più di un immobile, evidentemente raggruppo i costi all'interno e anche i flussi finanziari all'interno di un'unica scatola, che è sempre cosa buona e giusta. Ultimo vantaggio importantissimo, che oggi è possibile in realtà da sempre garantire sulle holding company il 100% di foreign ownership, quindi anche se io non sono fiscalmente residente a Dubai, anche se il mio trust, la mia fondazione che voglio piazzare sopra la holding, non è evidentemente incorporata a Dubai, lo posso fare. Io sono Luca Taglialatera, spero di averti dato un grande valore aggiunto all'interno di questo video. Se hai intenzione di investire in real estate e lo vuoi fare con un pianificatore fiscale, perché hai necessità appunto di capire che cosa faccia meglio per te, allora ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con il sottoscritto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.